Vice Sindaco, lavori altri cantieri su Teramo, in questo caso un quartiere, un borgo, possiamo dire quasi abbandonato, almeno nel corso degli anni, che è quello di Collaterrato Alto. Sì, finalmente, dopo una richiesta che è pervenuta proprio dai cittadini, proprio dal comitato di quartiere, di voler riqualificare questo borgo, abbiamo l'altro giorno approvato in giunta il progetto definitivo decisivo della riqualificazione di tutto il borgo antico di Collaterrato Alto, con un impegno di spesa da parte dell'amministrazione comunale di circa 200.000 euro per il primo lotto, poi ci sarà un secondo lotto di ulteriori 200.000 euro. È un lavoro importante che va ovviamente a ridare giusto merito al quartiere di Collaterrato Alto, che per tantissimi anni non ha visto mai la presenza dell'amministrazione comunale. Andremo sicuramente a realizzare delle opere importanti, una riqualificazione, una pavimentazione in porfido all'interno di tutto il centro abitato, ovviamente con la riqualificazione dei sottoservizi, dell'impianto di illuminazione, e quindi veramente una rivalutazione di quello spazio che è lo spazio più vecchio di quel quartiere, che ancora oggi è totalmente accattivante e che veramente è un angolo bellissimo della nostra città. Ecco, c'è ancora un'ex scuola, una scuola abbandonata da anni, c'è una chiesa, è un borgo, diciamo, ancora, dove è ancora abitato. Molto abitato, e anche c'è stata un'edificazione urbanistica, diciamo, importante in quella zona. Ma la parte vecchia è quella, diciamo, più antica, è quella che sarà oggetto di questa riqualificazione. Comprenderà anche la parte della chiesa, la zona circostante alla chiesa, come pure l'ex scuola, che oggi è adibita a magazzino del comune. Però voglio dire, sarà una riqualificazione importante, fatto su due lotti di intervento, un primo lotto immediatamente e un secondo lotto il prossimo anno. Devo ricordare che questi soldi, questi fondi sono fondi propri del comune, e quindi è stato veramente, da parte dell'amministrazione comunale, un voler riconoscere non solo ai residenti di quel quartiere, di quel borgo, un'importanza particolare, perché veramente meritava di essere riqualificato, e tutti i cittadini devono sentire la presenza dell'amministrazione comunale in ogni dove. Ecco, parlando di cantieri e di qualificazioni, quali saranno i prossimi cantieri a partire? Qui al Parco dell'Ascensa ha detto che ci sono ancora i lavori da terminare, Sì, intanto. diciamo che ci sono lavori importanti con il PNRR. Con tutti i borghi e frazioni saranno interessati da lavori di riqualificazione urbanistica, però voglio dire, Collaterrato in una prima fase non era stato incluso, appunto perché l'amministrazione aveva pensato di mettere fondi propri. In questo caso sarà un lavoro integrato con gli altri, ma nello stesso tempo sarà una linea di finanziamento diversa rispetto al finanziamento del PNRR. Andremo a toccare tutti i borghi e tutto il territorio, diciamo, frazionale, appunto per dare un segnale di vicinanza a tutti, e devo dire sarà un lavoro importante che nei prossimi giorni presenteremo Per tutte le non frazioni, solo alla dice. stampa, ma anche, diciamo, alla città. Sì, quasi tutte le frazioni saranno interessate in una prima fase, anche lì ci sarà un primo lotto e poi ci sarà un successivo secondo lotto. L'impegno e l'investimento comunque, perché ha parlato di finanziamenti del Parliamo di PNRR. investimenti superiori a 1 milione di euro per quanto riguarda la linea di finanziamento del PNRR. In questo caso invece Collaterrato è un finanziamento più esiguo, ma è anche questo importante, perché parliamo complessivamente di quasi 400.000 euro e primo lotto di 200.000 euro.